torna con la seconda edizione la Festa della Creatività, organizzata dalla Lega Ibiscus Onlus in collaborazione con Ance Catania e Officine Culturali. Appuntamento questa mattina a partire dalle 9.30 nell'Auditorium De Carlo del Monastero dei Benedettini. Dopo il successo dello scorso anno, l'iniziativa ha offerto ancora una volta ai bambini in cura presso il reparto di ematologia ed oncologia pediatrica del Policlinico di Catania la possibilità di vivere un'esperienza unica e divertente su più fronti. La giornata è iniziata con i laboratori ludico-didattici curati nei dettagli da Officine Culturali ed è proseguita con la presentazione e premiazione del concorso Accendi l'ingegno, ecco la mia opera di guerriero Ibiscus. Nelle scorse settimane, infatti, i partecipanti si sono cimentati in reparto, in day hospital o a casa, nella realizzazione di opere d'arte con l'ausilio di carta, argilla, pasta, mattoncini Lego e tanti altri materiali. In questa splendida giornata, in questa splendida cornice dell'Auditorium De Carlo del Monastero dei Benedettini, c'è la seconda festa della creatività. I nostri ragazzi hanno risposto alla grande, hanno portato ben 26 lavori che sono già esposti. Stamattina, assieme ai ragazzi di Officine Culturali, faranno i lavori creativi, il laboratorio creativo. Poi ci sarà la manifestazione con la presenza di Flaminia Belfiore e di Gina Scorina, che alleeranno la giornata assieme ai nostri ragazzi. Ringraziare sicuramente, per quanto riguarda l'organizzazione, l'Ance di Catania e Officine Culturali, che assieme a noi hanno allestito questo grande festa. Come abbiamo detto, ci sono presenti 26 bambini dell'Ibiscus, dei grandi guerrieri che lottano continuamente e già nelle loro opere manifestano il loro pensiero, la loro grinta, la loro grande senso di forza e di speranza che hanno. L'Ibiscus è sempre di più una grande famiglia. Cerchiamo sempre gente che ci possa dare una mano, che ci possa sostenere, perché vogliamo sempre fare in modo che questi bambini, soprattutto grazie ai nostri medici, ai nostri infermieri, che sono i nostri grandi aiutanti, questa famiglia possa crescere e possa dare sempre certezze ai bambini e alle loro famiglie.